Santuario, il valore della conservazione e valorizzazione della Basilica Santuario Madonna delle Lacrime. Il valore della conservazione e valorizzazione della Basilica Santuario Madonna delle Lacrime. Nella giornata di ieri si sono aperte le iniziative per il 70° anniversario della Lacrimazione della Madonna a Siracusa. La manifestazione Pedalando con Maria nella Storia ha ricordato il fatto storico del giro in bicicletta di Angelo Iannuso con il quadretto piangente lungo le strade della città di Siracusa. La Madonna ha bagnato con le sue lacrime la nostra città, la nostra regione siciliana e la nostra Italia, osserva il rettore Don Aurelio Roberto Russo. Il 1° settembre del 1953, una commissione medica formata da medici e analisti dipendenti dello Stato italiano impiegati nell'ufficio di igiene e profilassi di Siracusa raccolse, analizzò e certificò che dal quadretto del cuore immacolato di Maria erano sgorgate lacrime umane. In questo quadro storico, a distanza di 70 anni, giunge il primo finanziamento pubblico nazionale a salvaguardia della struttura monumentale della Basilica Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa, di 103 metri di altezza, di 72 metri di diametro, escluse le cappelle laterali sospese attorno a raggiera. L'intervento di consolidamento per la struttura architettonica del santuario attinge ai fondi nazionali stanziati dal governo italiano, in particolare dal vice premier Matteo Salvini, nella sua veste di ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, in occasione del 70° anniversario della Madonna delle Lacrime, ha finanziato un importante intervento per la tutela del patrimonio storico e artistico del santuario, a valere su apposito capitolo di bilancio del Dicastero da lui presieduto. Con questo ulteriore finanziamento, il ministro Salvini ha confermato una particolare attenzione per gli investimenti nella regione Sicilia. Il mio ringraziamento si estende all'intero staff del ministro, sia politico che tecnico, che si è adoperato fattivamente per far ottenere il prezioso finanziamento a tutela della conservazione e valorizzazione del santuario e a quanti a vario titolo sono intervenuti per il raggiungimento di tale intervento. Per noi è particolarmente importante l'attenzione di un organo nazionale del governo italiano a favore della salvaguardia di un bene pubblico e prezioso, qual è il Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa, conclude Don Aurelio Russo, il cui progetto venne fuori da un bando di concorso internazionale costruito con le donazioni dei fedeli, la cripta consacrata nel 1968 e con i fondi della Regione Sicilia, il tempio superiore consacrato a San Giovanni Paolo II nel 1994.